Il terzo round, la finale, il momento più bello. La temperatura scende per le ultime 18 buche al Golf Club Toscana. I green sono più gentili, coi rimbalzi, senza perdere la scorrevolezza apprezzata da tutti i professionisti. Gli occhi sono tutti per il team leader, dove Angel Hidalgo Portillo e Matteo Manassero mettono in atto un film da premio Oscar. Battaglia a favore di Matteo nelle prime 9 buche, ma grande recupero dello spagnolo sulle seconde, che cerca di non cedere al fascino del campione italiano. Manny mette il turbo alla 14 contro i birdie consecutivi, che lo portano a 19 colpi sotto al par. Inciampa in un bogey alla 17, dove Portillo segna birdie. Una zampata spagnola che fa tremare e che porta Matteo sul tee della 18 con un solo colpo di vantaggio. Ma è la gestione delle emozioni che fanno di un atleta un campione. Matteo riesce a gestire un piccolo approccio al par 5 della 18 ed a segnare il birdie conclusivo per una vittoria che apre il cuore dei tifosi. Il gioco è stato fluido ancora una volta, ricco di passione, voglia e con una qualità che ha sempre contraddistinto Super Manny. Tutti allora in premiazione per incoronare il re della Toscana e per immortalare un gradito ritorno sul gradino più alto del podio. Il miglior amatore è Andrea Romano, felice per la sua medaglia e per rivedere un amico con assegno e trofeo nelle mani. Che dire, una settimana indimenticabile per l'Alps Tour, che insegna ai giovani il percorso del professionismo, ma che si emoziona quando i grandi campioni onorano il tour con il proprio gioco. Bravo Matteo, difficile dire altro. Ora goditi la vittoria, voluta, ben gestita e ricca di tanto lavoro con il tuo staff. Grazie per le emozioni, sei un grande trascinatore. Grazie per il tuo amore per questo sport. Swing Your Life!